Sesto fiorentino riabbraccia Niccolò Campriani. L'atleta sestese, vincitore di due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Rio, è stato ospite della biblioteca Ernesto Ragionieri di Doccia. Campriani, che nell'occasione ha parlato anche del suo ultimo libro dal titolo Ricordati di dimenticare la paura, ha prima incontrato nella sala Meucci gli studenti delle scuole medie superiori di Sesto, poi è stato intervistato dal giornalista di Repubblica Benedetto Ferrara, infine ha ricevuto le seste d'oro dal sindaco Lorenzo Falchi. Il campione olimpico ha parlato delle emozioni provate durante le gare e di quanto sia difficile vincere l'ansia e la tensione. Paradossalmente, ha spiegato, i successi di Londra e di Rio sono figli dell'ultimo tiro sbagliato a Pechino 2008, quando sembrava avesse ormai una medaglia in pugno. Campriani ha parlato anche delle sue origini sestesi. È bello essere tornati a casa, ha detto. Andai via da Sesto nel 2009, abitavo in via Cairoli e la biblioteca era ancora in centro. Qui ho passato 21 anni della mia vita. Ora vivo in Trentino Alto Adige, sono stato per anni negli Stati Uniti, ma girare il mondo non vuol dire dimenticare gli amici. Quando torno a casa faccio sempre una passeggiata a Marcord in solitaria, passando da Piazza de Amicis, dalla scuola Pescetti e dagli altri luoghi della mia gioventù. Prima di consegnare le seste d'oro a Niccolò Campriani, è stato il sindaco Lorenzo Falchi a prendere la parola. Abbiamo pensato di organizzare un abbraccio collettivo della città nei confronti di Niccolò. Le seste d'oro sono il premio più prestigioso del comune e sono orgoglioso di consegnarlo a lui perché ha dimostrato di essere un campione nello sport e nella vita.